siamo. Se vi riceviamo all'aperto, speriamo non piova, ma non disponiamo più di un luogo chiuso dove poterci vedere. Io, come tutti ormai avete avuto modo di sapere, ho ricevuto un secondo avviso di garanzia per abuso edilizio. È di fatto la stessa condizione, la stessa situazione che abbiamo vissuto con la questione del centro polivalente di Ancarano. Immaginavamo che la discussione che si era sviluppata intorno a quella circostanza fosse in qualche modo stata utile per chiarire ai diversi attori la complessità della vicenda. Evidentemente così non è stato. Il tema delle ragioni dell'avviso di garanzia, ribadisco, per abuso edilizio è legato in buona sostanza a due concetti principali, importanti: il concetto della temporaneità delle strutture che realizziamo e la destinazione d'uso delle strutture che realizziamo, che la norma dice debbano garantire la continuità dei servizi pubblici e favorire la ricostruzione del tessuto sociale. Ecco, adesso è evidente che chi si trova a gestire una emergenza come quella che noi abbiamo gestito, che per complessità del fenomeno, per dimensione territoriale, per per complessità anche del danno, se volete, è la più dura e difficile che il nostro paese abbia dovuto gestire negli ultimi 100 anni, non può, non riesce a star lì, ad entrare nel merito di che cosa significa temporaneo o che cosa significa durata della gestione della emergenza, della fase dell'emergenza. Allora, ci sono evidentemente giuristi che certamente si tentano di dare le loro letture, anche la Cassazione si è espressa in merito al principio di temporaneità, ma un sindaco, una comunità non può essere chiamata a far questo. Non possiamo essere chiamati a dire se la struttura del centro polifunzionale Norcia 4.0 sia temporanea o no, perché è su una struttura, su una platea in calcestruzionato. Quindi mi chiedo, devo chiudere le scuole domani mattina? Perché le scuole sono costruite su una platea in calcestruzzo armato. Devo cacciare via la gente dalle casette? Perché le casette sono costruite su platee in calcestruzzo armato. Devo chiudere i ristoranti che abbiamo delocalizzato? Perché i ristoranti che abbiamo delocalizzato sono realizzati su platee in calcestruzzo armato. Perché la temporaneità della struttura non è data dalla tipologia della struttura. In queste strutture la nostra gente, i nostri bambini, i nostri ragazzi, le nostre famiglie, i nostri imprenditori dovranno stare per anni. E quindi anche la Cassazione da questo punto di vista si è espresso sul concetto di temporaneità, ma il concetto è: può tutto questo essere rimesso sulle spalle di un sindaco e di una comunità che adesso ha paura? Che adesso ha paura, è disorientata, non sa più qual è la strada da percorrere. E la durata dell'emergenza, e quindi questa temporaneità, termina con la fine dello stato dell'emergenza, cioè quando intanto siamo ancora nel pieno dell'emergenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ovviamente prorogato lo stato di emergenza fino ad agosto, quindi ritenendo che siamo ancora
nel pieno della gestione dell'emergenza. Ma al di là di questo, quindi, significa che quando ad agosto, ammesso che non ci sia una nuova proroga, terminerà lo stato di emergenza, smontiamo le casette, chiudiamo i ristoranti, smontiamo le scuole? E dove mandiamo poi la nostra gente? Quindi è del tutto evidente che il periodo della temporaneità non è legato alla gestione, alla durata della fase dell'emergenza così come stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma l'emergenza per chi ha una casetta finisce quando rientra a casa, l'emergenza per chi ha un ristorante finisce quando rientrerà nel proprio ristorante, l'emergenza per le scuole finirà quando rientreranno a scuola, l'emergenza per il palazzo, per la struttura che noi abbiamo costruito del centro polifunzionale terminerà quando noi rientreremo in comune. Io quindi credo che la preoccupazione di chi gestisce un'emergenza come questa sia certamente quella di risolvere i problemi nell'immediato, ma anche quella di dare risposte in termini di prospettiva, almeno nel medio-lungo termine, al di là delle semplici interpretazioni delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile. La sofferenza della nostra comunità, la sofferenza della nostra gente, lo stato di frustrazione in cui ti getta una tragedia, un dramma come quello che noi abbiamo subito e che con dignità stiamo in qualche modo cercando di superare, non può essere scritta e rappresentata da nessuna norma. Il dilemma quindi che noi ci poniamo, che il sindaco si pone, che si pone la giunta, che si pone il consiglio comunale, che ci siamo posti, era se mettersi dalla parte, insieme alla nostra struttura tecnica e amministrativa, se mettersi dalla parte di coloro che spaccano il capello in quattro e bloccano tutto, quindi interpretando nel senso più restrittivo le norme, o se stare invece dalla parte di chi tenta con un'ottica risolutiva di dare fiducia a una comunità che deve rinascere, che deve rifondarsi, che deve comprendere, così come abbiamo compreso attraverso la grande solidarietà degli italiani che abbiamo ricevuto, che c'è ancora speranza. Ecco, noi abbiamo fatto questa prima scelta. Il sindaco, la sua giunta, il consiglio comunale, i suoi funzionari hanno fatto questa scelta. Io credo che anche chi abbia concepito le ordinanze del capo dipartimento di protezione civile aveva in mente la facilitazione dei processi e non la complicazione dei processi, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di scrivere tutta questa enorme mole di norme. Siamo ormai a 3 decreti legge convertiti in legge, 3 finanziarie che si sono occupate del problema, 49 ordinanze del commissario per la ricostruzione, più o meno lo stesso numero del capo dipartimento di protezione civile, circolari esplicativi, 82 centimetri di norme. Ecco, io credo, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, che questo paese non possa più permettersi il lusso di non avere un testo unico per la gestione delle emergenze, perché capite che cosa significa oggi doversi mettere ad interpretare una situazione. Quindi il sindaco, l'amministrazione, i funzionari, la giunta si trovano in mezzo ad una situazione in cui da una parte delle procure ragionano in un modo, dall'altra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ragiona in un altro, e tutto questo si fa sulla pelle del sindaco e della nostra gente, perché questo è il problema. La Protezione Civile scrive delle ordinanze, ordinanze che dal nostro punto di vista sono chiare, perché noi abbiamo interpretato, come vi ho detto, la temporaneità, abbiamo interpretato, come vi ho detto, la destinazione d'uso, perché che cosa ci facciamo? Lo sapete tutti, anche voi giornalisti siete stati decine di volte siete stati all'interno del nostro centro. Noi abbiamo costruito quel centro come centro operativo comunale, per non trovarci, se vi fosse stata un'altra emergenza, dover gestire come abbiamo dovuto gestire l'emergenza nelle tende, e quindi quello rappresenta il centro operativo comunale strutturato e preparato per poterci garantire la gestione di qualunque tipo di emergenza. È evidente, lì dentro noi teniamo il consiglio comunale, l'organo supremo di questa città, delle scelte strategiche di questa città è tenuto all'interno di quella struttura.
All'interno di quella struttura abbiamo addirittura riorganizzato una nuova stagione teatrale. L'altra sera ci siamo emozionati, abbiamo pianto tutti insieme a Luca Barbareschi, che ha pianto sul palcoscenico in diretta mentre teneva lo spettacolo per noi, ricordando il coraggio con il quale la nostra amministrazione, in un dramma, in un momento come questo, ha rivolto l'attenzione alla cultura, e ricordando ciò che Ricordi fece a Milano nell'immediato dopoguerra, quando la città era stata completamente distrutta, e lui non chiese i soldi per il pane, ma chiese i soldi per rifare la scala, e intorno alla scala ha ricostruito il tessuto sociale, il tessuto culturale, la ripartenza, il rinnovamento di quella città. Ha pianto nel dire questo, ci ha coinvolto tutti, eravamo in 80 persone presenti dentro quella piccola struttura. Dentro quella piccola struttura abbiamo fatto gli spettacoli di Natale dei bambini, dei nostri ragazzi, che non hanno un altro luogo. Non c'è un altro luogo in città, non abbiamo nient'altro. Siamo stati tutti insieme, ci siamo ritrovati con le famiglie, dentro quella struttura abbiamo consegnato le casette. Se oggi avessi dovuto consegnare le casette e pioveva, saremmo stati qui con gli ombrelli, perché non ho nessun altro luogo dove poter fare operazioni di questo genere. Ecco, ieri avremmo dovuto tenere quello che è in corso in questo momento, un incontro importantissimo con i nostri imprenditori, con la Commissione europea. C'è qui la rappresentante della Commissione europea, la dottoressa Beatrice Covassi, che ha realizzato 4 incontri. Questo è il manifesto a Montreale, all'Arquata del Tronto, a Norcia, ad Amatrice, tutti realizzati nei centri polifunzionali. Allora, o c'è qualcosa che non funziona dall'altra parte dell'Appennino, o c'è qualcosa che non funziona qui. Perché se abbiamo tutti realizzato con le stesse ordinanze, siamo nello stesso cratere, ci sono le stesse ordinanze, o queste ordinanze oltre l'Appennino hanno un valore e di qua ne hanno un altro, o c'è qualcosa che da qualche parte non funziona. Ecco, quindi io credo che noi siamo nello stesso paese, che gestiamo le stesse norme, e quindi credo che la nostra comunità abbia il diritto di continuare a credere che qui si possa avere ancora un futuro. E trovo, come ho detto, profondamente ingiusto che la interpretazione del senso di queste ordinanze si faccia alle spalle della nostra gente, perché adesso sarà difficile, ma non soltanto a Norcia, anche fuori da qui, sarà difficile spiegare a un funzionario che prende 1.500 euro al mese e che deve assumersi la responsabilità di firmare un atto, di farlo a cuor leggero. Perché è evidente che l'esempio del sindaco di Norcia, che ha costruito 2 centri sociali, perché io questo dico, credo che siamo tutti d'accordo che non ci sono stati soldi, che non ci sono state mazzette, che non c'è stato, cioè che non stiamo ragionando di queste cose, non stiamo ragionando di aver speso bene o male dei soldi pubblici, noi ragioniamo di un abuso di diritto, cioè di aver utilizzato delle procedure di autorizzazione, attenzione, non senza procedure di autorizzazione, ma di averne utilizzate alcune piuttosto che altre. E qual è stata la scelta? La scelta è stata quella di utilizzare quelle che ci consentivano di fare prima. Perché non avevamo un anno e mezzo di tempo per poter creare un luogo dove vederci, dove far tornare i nostri ragazzi a stare insieme, dove far riaggregare le nostre famiglie, dove rifar partire la nostra città. Non ce l'avevamo questo tempo, perché la gente se ne sarebbe andata. Perché gli imprenditori non avrebbero deciso di restare se non avessero avuto un'importante iniezione di fiducia. Questo è quello che noi abbiamo scelto di fare. Abbiamo scelto la strada più breve, quella che dal nostro punto di vista le ordinanze di protezione civile consentono al sindaco. Ecco, allora ragioniamo in termini di interpretazione, per cui è evidente che in tutto questo è chiaro che il primo risultato che abbiamo raggiunto è appunto quello di aver spaventato tutti. Io ieri sera mi sono incontrato con la mia maggioranza, abbiamo lungamente discusso. E non vi nascondo di aver preso in considerazione, seriamente, in considerazione di andar via, di dimettermi, di dire venga qualcun altro a gestire questa emergenza, venga qualcun altro a dire alla mia gente quello che si può fare e quello che non si può fare. Adesso venga qualcuno a dire a quelli di Castelluccio che il centro che stiamo costruendo per la delocalizzazione dei ristoranti non è provvisorio, perché anche lì faremo delle fondazioni in calcestruzzo, qualcuno lo dovrà dire. Cioè, come andiamo avanti?
Noi abbiamo altre donazioni, dobbiamo fare le strutture a San Pellegrino, a Frascara, a Castelluccio, ma come le facciamo? Come le faccio adesso? Chi si assume la responsabilità di farlo? Chi lo fa? Perché se lo faccio reitero il reato. Quindi poi dopo divento veramente, mi porteranno via prima o poi. Allora come andiamo avanti? Chi ci dirà adesso? Perché è questo che noi aspettiamo. Qualcuno dovrà dirci che cosa dobbiamo fare. Questo il sindaco di Norcia si aspetta, questa la comunità di Norcia si aspetta, questo noi chiediamo a tutti, perché ribadisco, la Procura della Repubblica, la Presidenta del Consiglio dei Ministri, il sindaco, fanno parte dello stesso sistema istituzionale. Allora i procuratori giustamente dicono il legislatore doveva scrivere in modo diverso, il legislatore dice è abbastanza chiaro quello che abbiamo scritto, sì, ma nel frattempo noi siamo qui, nel frattempo stiamo facendo una conferenza stampa in mezzo a Piazza San Benedetto, nel frattempo dobbiamo annullare la stagione teatrale, qui avremmo avuto l'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, avremmo avuto i concerti di Umbria Classica, avremmo il maestro Muti, io sto organizzando tutto ciò che devo, che ritenevo giusto fare per rilanciare la nostra comunità. Non abbiamo più un posto dove farlo, non ce l'abbiamo più. Faremo un consiglio comunale, lo annuncio, vedo che ci sono anche i consiglieri di opposizione che ringrazio, faremo un consiglio comunale sul palco, monteremo il palco adesso per la messa, prossimo consiglio comunale lo facciamo qui in piazza sperando che non piova, perché non abbiamo più un luogo per fare il consiglio comunale, perché le tende le abbiamo smontate, l'altra stanza che avevamo piccola dentro gli uffici l'abbiamo utilizzata, perché anche lì ci sono stati sequestrati gli immobili quando sono andati a fuoco, oggi sono stati sequestrati, abbiamo dovuto risistemare la nostra distribuzione funzionale degli uffici, quindi faremo il consiglio comunale in piazza. Ecco, questa è la nostra condizione. Io sono profondamente rispettoso del lavoro dei magistrati, ho grande fiducia nel lavoro che la magistratura deve fare, e capisco che se le norme non sono chiare il magistrato deve fare il suo mestiere, però ecco, non comprendo, credetemi, non comprendo che tutto questo debba essere fatto alle spalle di un sindaco che riceve un avviso di garanzia, il secondo tra l'altro per lo stesso identico motivo, quindi magari ne seguiranno degli altri, e sulle spalle di una comunità che si smarrisce. Qui noi siamo riusciti a venire fuori da questo terribile momento perché siamo stati capaci tutti insieme di avere di nuovo fiducia nel futuro, perché abbiamo pensato, perché tutto il sistema istituzionale ha lavorato nella stessa direzione. Ecco, è difficile comprendere un rappresentante del prefetto, un magistrato, qualcuno che magari saprà interpretare meglio di me le norme e saprà fare meglio di me, meglio di noi, meglio dei nostri collaboratori il lavoro durissimo che ci aspetta, perché fino adesso abbiamo fatto solo una piccolissima parte di questo percorso. E siccome io non so essere diverso, non so stare fermo ad aspettare che accada qualcosa, preferisco essere l'attore e fautore del futuro personale della mia comunità piuttosto che stare con le braccia conserte ad attendere che accada qualcosa. Credo che non ci siano più le condizioni per farlo. Ecco, allora mi aspetto, spero che ci sia un'interpretazione, che la Protezione Civile Nazionale ci dica che cosa dobbiamo fare, che i magistrati si rendano conto, per carità, nell'ambito delle loro indiscusse prerogative, che nessuno vuole contestare né mettere in dubbio la buona fede delle persone, però qui noi stiamo tentando di ricostruire non soltanto gli edifici, ma gli animi, le persone. Una comunità, e una comunità per poterla ricostruire ha bisogno di tantissime cose, e queste tantissime cose hanno bisogno di un luogo di incontro dove questo possa accadere, e questo luogo di incontro oggi non lo abbiamo più. Il comune è lì, tra qualche giorno inizieremo i lavori di smontaggio della torre, ma ci vorrà ancora del tempo per poter rientrare all'interno della nostra struttura comunale, e quella è l'unica struttura che abbiamo a disposizione per poter fare, per poter svolgere le nostre manifestazioni. Quindi vi ringrazio, questo era tutto ciò che avevo da dirvi. Sto valutando la possibilità di rimettere le mie dimissioni, lo farò nelle prossime ore, quindi se ci saranno indicazioni in questo senso, ovviamente non mancheremo attraverso il nostro ufficio stampa di farvelo sapere. Grazie a tutti. Sì, ci sono domande.
Sì. Posso? Quanto incide la presenza del Parco Nazionale dei Sibillini? Prima si diceva che dall'altra parte dell'Appennino si segue, diciamo così, un iter diverso e qui invece no. Quindi chiedevo quanto incide questo. E poi un'altra cosa. Si diceva prima, il legislatore dice è tutto abbastanza chiaro, i magistrati dicono di no. Ma in questi due mesi, nei due mesi abbondanti che sono passati dal sequestro di Casa Ancarano a questo, al sequestro di ieri, cioè, si è parlato concretamente di tentare quantomeno di colmare questo vuoto oppure rendere ancora più chiara quello che è il quadro normativo? Allora, la prima domanda. Nell'altro versante della montagna c'è lo stesso Parco Nazionale dei Monti Sibillini che abbiamo qui, anzi, addirittura in Arquata ce ne sono due di parchi nazionali, c'è Monti della Laga e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, quindi credo che l'incidenza sia la stessa. Questo di cui ragioniamo è un sito particolarmente delicato, ma non è un problema dal punto di vista ambientale. Nell'ordinanza i giudici non eccepiscono nulla perché c'è la deroga. Il problema dipende, come dicevo prima, dal concetto di temporaneità e di caso d'uso, di destinazione d'uso che è scritta nelle norme. Però è evidente che poi nell'interpretazione della norma, quindi la follia è questa, no? Il sindaco che sta gestendo un'emergenza come questa deve porsi il problema dell'interpretazione della norma. La seconda domanda, da quel momento evidentemente sono iniziati dei contatti importanti con la Protezione Civile Nazionale e io credo che la Protezione Civile Nazionale abbia addirittura interessato l'Avvocatura dello Stato per cercare di capire, perché comprendete bene che ragioniamo proprio di spaccare il capello in quattro, cioè i servizi pubblici, il Consiglio Comunale, la continuazione di un servizio pubblico o no? Il fatto che ci sia la fondazione in calcestruzzo rende la struttura temporanea, si è pronunciata la Cassazione da questo punto di vista, però evidentemente non è stato sufficiente, però è evidente che se dovesse passare il principio che una struttura temporanea deve essere una struttura comunque in legno o una tenda, è chiaro che bisognerà che qualcuno dica alla nostra gente, dica ai nostri operatori, ai quali noi abbiamo messo a disposizione dei negozi dove li abbiamo localizzati, che debbono andare via da lì, perché quello non è temporaneo. Dicano alle nostre scuole che verranno qui in piazza, faremo le aulette qui, verranno qui perché lì noi abbiamo costruito delle scuole sulle fondazioni di calcestruzzo. Quindi è evidente che questo concetto deve essere chiarito. Noi abbiamo addirittura chiesto un parere scritto alla Protezione Civile Nazionale, siamo in attesa che ci rispondano. È evidente che la Protezione Civile Nazionale non può in questo momento entrare nel merito di un procedimento penale che è in corso, però al di là di tutto ciò che è in corso, come dire, il problema è da qui in avanti che cosa facciamo. E la cosa che si comprende veramente, credetemi, che si comprende meno, il sindaco e gli avvisi di garanzia alla fine li può sopportare e sostenere, ma è il sequestro preventivo. Cioè il sequestro preventivo di un'opera che è un anno che utilizziamo, che è finita, che è completata, che tutti avete visto, tant'è che io chiedo ufficialmente la cortesia ai magistrati di venire a trovarmi, di venire su a Norcia, di venire a vedere, facciamo un giro insieme per vedere le strutture che abbiamo realizzato, perché il centro polifunzionale Norcia 4.0 noi lo usiamo da un anno. Allora come può esserci la logica di un sequestro preventivo? Allora ad Ancarano la struttura era in corso, è stata sequestrata preventivamente, salvo poi ovviamente autorizzare il completamento, perché ci sarebbe stato un danno enorme se la struttura si fosse rovinata. Ma qui la struttura noi la utilizziamo da un anno. Tutte le cose che vi ho raccontato sono già accadute lì dentro, voi lo avete visto. E allora a cosa serve il sequestro preventivo? Perché ci fosse stato il secondo avviso di garanzia l'avrebbe subito il sindaco, ma il sequestro della struttura colpisce la comunità. Perché il sequestro preventivo? Che altro posso fare su quella struttura? È finita. Ci sono dentro gli impianti, cioè le luci, i monitor, i gobbi davanti, è uno dei centri più belli e più attrezzati che abbiamo in Umbria per tenere certe manifestazioni. Non devo farci più niente, non dobbiamo realizzare più nulla, c'è tutto lì. Allora perché il sequestro preventivo?
verifichiamo se c'era un abuso, se il sindaco deve essere condannato, se dobbiamo... Però perché togliere alla comunità? Ma se domani mattina fa un terremoto, io non ce l'auguriamo tutti, ognuno faccia i propri gesti e i propri scongiuri. Noi non possiamo utilizzare quella struttura che abbiamo costruito per gestire, per utilizzarla nella fase dell'emergenza. Siamo ancora nel pieno dell'emergenza. Noi siamo ancora nel pieno dell'emergenza. E se fa un terremoto domani mattina? Cioè io mi privo di una struttura costruita con le donazioni e i soldi degli italiani per un sequestro preventivo. Ecco, questo è veramente difficilmente comprensibile, con tutto il rispetto, lo dico veramente con tutto il rispetto che provo per il lavoro dei magistrati, che so che sono persone serie, ci mancherebbe altro, che dal loro punto di vista evidentemente stanno svolgendo esattamente il loro lavoro, e sono convinto che loro, è giusto che facciano il loro lavoro, ci sarà un percorso, arriveremo in fondo, d'accordo? E questo va tutto bene nell'ordine delle cose. Ma perché togliere una struttura alla comunità? Lei non è un giornalista. Non le puoi dire adesso, solo i giornalisti possono parlare. Buongiorno. Allora, sono anni che prima la Cassa dei Risparmi, poi la Banca Popolare ha raccolto i soldi a Norcia. Perciò questa è una storia che si ripete. Norcia che problema ha? Tutti sono invidiosi di Norcia. E allora che cosa succede? Succede che chi ha qualche mezzo lo usa. Poi i 970 voti non l'hanno digeriti, no? Perciò, caro sindaco, io sai quanto ti voglio bene. Sai quante ne ho dette, però questa volta purtroppo se tu ci abbandoni noi stiamo in mezzo alla merda, scusate il termine. Perciò tu te devi rimboccare le maniche, devi sperare che non ti arrestano, devi tirare avanti, noi ti aiuteremo e speriamo che San Benedetto possa sistemare queste persone che ci stanno dando addosso nel miglior modo possibile. Bene, se i giornalisti hanno qualche altra domanda, no, altrimenti purtroppo gli impegni del sindaco continuano ad incombere e la dottoressa Covassi ci sta aspettando. Bene, se non ci sono domande, saluto la presenza dell'onorevole Raffaele Nevi, che è la prima volta che raggiunge la nostra città come nuovo onorevole eletto. Grazie Raffaele per essere qui stamattina. Grazie a tutti per il calore, vi terrò informato sulle scelte che la nostra amministrazione farà assolutamente nelle prossime ore, non nei prossimi giorni. Grazie veramente.